Questa ricetta l'ho presa nei file del gruppo Nuvola Un amore di pasta madre, una ricetta di Rosa Di Fonso. L'ho soltanto personalizzata un pochino, ho messo un po' di integrale nella farina e invece di usare tutta acqua ho messo metà latte e metà acqua. Bene, andiamo a vedere il procedimento. Sto usando un esubero di pasta madre, mi era rimasto, l'avevo tenuto in frigo, poi l'ho tirato fuori a temperatura ambiente. Adesso lo sciolgo con la parte di acqua. Metto poi tutto dentro le farine miscelate, aggiungo poi gli altri ingredienti e per ultimo l'olio. E mescolo tutto con un cucchiaio, finisco di mettere gli ingredienti. In questo caso non uso per niente la planetaria, faccio tutto a mano, ci verso il latte. Ok. Bene, impasto per benino a mano, aggiungo il sale per ultimo e l'olio. Se l'impasto vedete che è troppo duro, aggiungete un altro pochino di acqua, però adesso mettendo l'olio si ammorbidisce. Ecco qua. Continuo ad impastare. Scusatemi le unghie, sto in partenza per le vacanze, per stare un po' in ordine, ma tranquilli che non è smalto e non rilascia, l'ho già detto altre volte, non rilascia nessun componente, eh. È gel permanente, quindi ok, l'impasto è quasi pronto, è un po' duretto, volendo si poteva mettere anche un pochino più di acqua o latte. Ok, adesso lo metto in un recipiente e aspetto che raddoppi. A dopo. Allora, a impasto raddoppiato, calcolate che io ho messo anche l'integrale, poi ho usato la farina zero, volendo potete mettere la 00. Sicuramente il risultato sarebbe stato diverso, quindi più lievitato. Non vi do i tempi perché dipende sempre dalla temperatura, come ben sapete. Ora, su un piano di lavoro, lo divido questo impasto. La ricetta dice di dividerlo in quattro parti, quindi vengono delle piadine belle grandi. Io ce ne farò un pochino di più, le faccio un pochino più piccole, dipende dallo stampo che avete, dalla grandezza che desiderate. Ok, poi formo delle palline che vado a stendere con un mattarello, cercherò di farle molto sottili. E prima di cuocerle le lascio poi riposare un pochino. Ok.
Ok, ci siamo, quasi finito. Queste volendo possiamo anche surgelarle, le copriamo con una pellicola oppure con l'alluminio e la surgeliamo. Prima di cuocere la lasciamo un po' a temperatura ambiente. Ok, adesso ho preparato già una padella, voi se avete una piastra o qualcosa io le faccio in padella perché non ho niente. Bene, eccole pronte. Andiamo a cuocerle senza olio, senza niente. Prima da una parte, poi dall'altro lato. Scusate, mi si è girata. È un po' piccolina la padella. Se non volete queste, che si formino queste bolle, basta bucare con una forchetta, ma a me piacciono così e quindi le lascio. Sono molto sottili come vedete e non fatele cuocere troppo, altrimenti diventano troppo croccanti. Se vogliamo girarle devono essere un pochettino morbide. Ok. E adesso possiamo farcirle come vogliamo, a nostro gusto. All'interno ci andrebbe un formaggio tipo il brie, oppure la mozzarella, mettete pomodori, insalata, io ho messo anche lo speck, vedete? Quello che volete. Eccole qua. Buon appetito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!